Ed ecco la faraona, come vedete, ci sta osservando. Amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi ancora qui su al mio terreno per mostrarvi il risultato finale del pollaio che ho costruito in questi giorni e per farvi vedere quali sono gli animali che vi collocheremo. Ma partiamo dal pollaio. Come noterete, alla fine ho deciso di collocare anche sul secondo pollaio le fatidiche onduline che ho personalmente verniciato di verde. L'ho fatto essenzialmente per due motivi. Il primo è appunto di ordine estetico. Come potete vedere, ora i due differenti pollai si presentano come un unico complesso e in seconda battuta le onduline garantiranno una protezione pressoché completa dalle raffiche di vento che qui in zona tirano davvero molto forti. Un altro compito non meno importante assolto dalle onduline in lamiera è appunto quello di garantire un'ulteriore protezione alle galline presenti all'interno di questa struttura. Esse si configurano come un ostacolo davvero invalicabile ai predatori più temuti delle nostre amiche. Dunque, per tutti coloro che avessero seguito la costruzione di questo pollaio, il consiglio è di applicare anche voi queste lamiere. Un altro aspetto a cui vi consiglio di prestare particolare attenzione è la cura di ogni dettaglio, e per cura di ogni dettaglio mi riferisco a verificare con estrema attenzione che, soprattutto nella parte alta del vostro nuovo pollaio, non vi sia alcun tipo di passaggio. Non lasciamo dunque nulla al caso, perché i predatori di questi animali sanno essere davvero molto molto scaltri e senz'altro non si faranno alcun tipo di scrupolo nello sfruttare ogni vostra dimenticanza. Abbondiamo dunque con l'uso di fil di ferro e, laddove fosse necessario, di pezzotti in legname. L'utilizzo di questi specifici materiali ci consentirà di saturare tutte quelle che sono le inevitabili fallanze che la nostra rete al momento della posa presenterà. E nondimeno non sottovalutiamo anche il nostro tetto. Verifichiamone l'inclinazione, in questo modo non vi saranno spiacevoli travasi d'acqua al suo interno, ma soprattutto verifichiamo che le onduline non presentino alcun tipo di pertugio funzionale all'ingresso, all'interno del nostro pollaio, dei predatori che così tanto vogliamo mantenere lontani dalle nostre amiche. Bene, questi erano gli ultimi consigli che mi sentivo di darvi. Per il resto, chi ha seguito questa miniserie dedicata alla costruzione del pollaio ha visto perfettamente in che modo operare per ottenere questa creazione. Passiamo a questo punto con lo scoprire quali sono gli animali che vi abiteranno. Ed ecco qui riuniti i tre nuovi animali che da oggi costituiranno parte integrante del mio nuovo pollaio. Una Isa Brown. La Isa Brown è una delle ovaiole più conosciute. Questo lo si deve soprattutto alla sua straordinaria capacità di produrre uova, una media di circa 300 all'anno. Isa sta per Institut de Sélection Animale, dal nome della società che ne ha sviluppato l'incrocio. Piccola curiosità: la specie in questione vanta un dimorfismo sessuale importante. Infatti, i pulcini di colore bianco sono sempre maschi, mentre le femmine sono marrone chiaro. Isa Brown è una delle galline che resiste meglio ai rigori invernali. Una Marans. La Marans è famosa soprattutto per il colore delle sue uova, un marrone che tende quasi al cioccolato.
La produzione delle stesse si attesta intorno alle 120-180 annue. Questa razza prende il nome dal villaggio francese dove venne creata, a ridosso dell'Oceano Atlantico in Nuova Aquitania. Una caratteristica davvero interessante che possiede la Marans è il rivestimento esterno più spesso rispetto ad altre uova, conferendo alle stesse una maggiore resistenza alla rottura e alle contaminazioni da salmonella, con una migliore conservabilità del prodotto. Ed eccola la faraona, come vedete ci sta osservando. Si tratta di una specie davvero molto pavida, ciò forse dovuto al fatto che ci troviamo dinanzi praticamente un uccello selvatico. La Numida melegris, nota anche come gallina faraona, è un uccello galliforme diffuso allo stato selvatico, soprattutto nell'Africa settentrionale. La produzione di uova di questo volatile si aggira attorno alle 100 annue e pensate, in questa specie il dimorfismo sessuale è davvero poco manifesto. E ovviamente il solo carattere distintivo, quello più sicuro per distinguere i due sessi, sta nella voce. Se entrambi infatti emettono numerosi suoni, solo le femmine sono però capaci di quel caratteristico co-quack che appunto le distingue. In questo momento le galline si sono introdotte nel nuovo pollaio, ovvero nell'area a loro riservata. Ho collegato i due pollai tramite una porticina ritagliata nella rete del primo. In questo modo i due spazi saranno comunicanti. Guardate che bella anche la faraona. Questo nuovo gruppo di animali ha immediatamente socializzato tra loro. Bene, io direi di non disturbarli oltremodo, lasciamoli alle loro attività e io salutandovi vi invito ad iscrivervi a questo canale qualora non l'abbiate già fatto e mi raccomando, arrivederci sempre qui per un nuovo episodio. Ciao!